Povero me, sono solo, mi abbandonano tutti e morirò di freddo se non riuscirò a prendere qualche fiammifero. Questa sesta puntata della terza edizione di Cartellino Giallo, abbiamo voluto iniziare con un omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi, l'omaggio che è stato sui campi di calcio della Serie A, a un grandissimo campione che tutti quanti ammiriamo e ammireremo per sempre, Diego Armando Maradona. Grande applauso, bravissimo, l'avete fatto prima, ma lo rifacciamo perché ci sta. Un altro omaggio lo vogliamo fare, un ringraziamento particolare lo vogliamo fare a chi non è con noi questa sera, Veronica Bagnoli, la nostra amica che ha scelto altre, diciamo, forme di lavoro, un altro percorso professionale, diciamo, e non sarà qui con noi. Veronica, te lo diciamo, ogni volta che vuoi venire, noi siamo qua che ti aspettiamo a braccia aperte. No, Veronica, cioè, è il minimo che possiamo dire. Allora, campionato, devo dire, alla grandissima, un sacco di spunti, abbiamo qua i quattro cavalieri dell'apocalisse, tra i tifosi più amati, ma anche più odiati del web, c'è gente che ride, gente che è un po' triste, gente che è un po' così, ma direi che è stata una cosa meravigliosa, questo Milan ormai in fuga solitaria, una Juventus che stenta un pochino, l'Inter che dopo le grandissime delusioni di Coppa si è un pochino risollevata, una Lazio che... forse reduce dalle fatiche di Coppa un po' azzoppicato, ma comunque sia, diciamo che abbiamo tantissimi spunti, ma prima di tutto questo dobbiamo conoscere la partner, colei che ci allieterà la vista e non solo quello, ma anche l'umore, il palato, non so più che cosa dire, ma perché è una bella topa, tutto qui, certo. Lei viene direttamente dall'Ucraina, passando per il Canada, in arrivo da Cesenatico, sulla motonave Ghibli, Iniesta Vasiljeva! Brava! Brava! È passata dal Canada, poi il Canada ha preso la motonave Ghibli, è sbarcata a Cesenatico. Ha fatto un po' di Iniesta, devo dire, tu Iniesta, quindi di calcio te ne intendi alla grandissima, immagino. Tantissimo, tantissimo. Molto bene. Grazie, grazie per un caloroso benvenuto. Buonasera signori e signore, e spero di essere all'altezza. Raccontaci un pochino di tu, Ucraina proprio, Ucraina di dove? Diciamo specificamente era ancora Unione Sovietica. Ah, addirittura, quindi non è che sei di primo pelo, come si dice, c'era ancora Unione Sovietica. No, già qua. No, non è una porcheria. Ah, scusami, stiamo bene. No, quelli arriveranno, non ti preoccupare.
Di dove però la città? Ternopil. Ternopil, che non è Chernobyl. Ma non è Chernobyl. È vicino. È vicino Leopoli, dalla parte vicino a Polonia. Conosco. Vicino a Bologna. C'è cioè, Cotignola, dopo Lugo, Cotignola, sì. Giri. Vai verso Modo di Russi quando hai passato. Ci sono stato. Va bene, tu da quanto sei in Italia quindi? Sono in Italia da 10 anni, sono cresciuta in Canada, a Toronto, e da Toronto ho fatto l'università in Italia e ho deciso... E sei deciso di rimanerti? Per amore? Lo possiamo capire, per amore? Per amore per l'università. Principalmente prima ho studiato qua, poi ho trovato anche l'amore. E quindi adesso è impegnata? Benissimo, signore, io me ne vado. Ciao, a posto, grazie, arrivederci. No. Si era detto, con la produzione si era detto, bella e single, perché sennò andiamo, va bene, grazie mille, Agnese, si sta scherzando, ovviamente, tu sai in che gabbia di matti sei capitata. Io direi di partire subito allora alla grande a presentare i 4 appunto cavalieri dell'apocalisse del nostro calcio, partendo da colui che è in testa al campionato sulla fascia sinistra, il nostro irreprensibile Fabio Semprini. Buonasera a tutti. Grazie, applaudirà. Buonasera. Fabio Semprini che stasera ha un omaggio anche lui per Diego Armando Maradona indossando la divisa dell'Argentina, quindi la divisa tra l'altro è quella che ci eliminò ai mondiali, quella maglia. Assolutamente sì, è più grande di tutti. Al suo fianco insuperabile il centrocampista di peso, Gaddo Gaddoni! Bravo, sono un po' giù, Che peccato. Però devo dire subito una cosa, il mio giocatore preferito è Shevchenko. da oggi è Shevchenko! Da oggi è Shevchenko. Da oggi scusate, Shevchenko. C'è un altro giocatore ad Atalanta, ucraino, per chi quanto sappia io. Come si chiama? Malinowski. Malinowski, sì, è ucraino. È ucraino Malinowski? Sì. Io sono anche per Malinowski. Guarda, è stato uno dei miei preferiti. Purtroppo non ci sono i giocatori canadesi. Non ci sono giocatori canadesi, ma c'è una tenda. Sei veramente un ruffiano. È una patacata, non la sentite. Basta, grazie, gli applausi qua sono veramente terribili. Andiamo avanti, alla mia destra, in difesa, testino sinistro, tutta gamba, la meravigliosa Camilla Spinelli. Grazie. A me sempre gli applausi, per gli altri mai, io... Hai un puo addosso, uno dei tre che è rimasto. Guarda, è l'unico personaggio giallo-rosso che sopporto. Molto. Il resto possono stare lontani. Adesso avete anche poi ragione. Come siete messi in classifica? Sopra o sotto? Non mi ricordo. Sotto. Sì, la Camilla sta sotto. Sono messa la missionaria. No, in classifica. In classifica. E in attacco la punta che tutto il mondo ci invidia, Luca Bomber Mastrangelo! Grazie. Ma l'uomo dei percorsi. Stavo guardando che l'anno scorso, quando insomma il presentatore cominciava la presentazione del programma, c'era sempre Semprini di così. Che aspettava di essere. Adesso c'ha lo stesso sguardo di Barella, sta lì così. C'ha l'arroganza. Cioè, se è lì così. A me ha mangiato di maroni, veramente. Di iniziare, però, con il giro di opinioni, io direi di lanciare subito il gioco per vincere la nostra meravigliosa maglietta. Se la che ci invidiano in tutto il mondo. Che ci invidiano in tutto il mondo. La vediamo qui nel cappello, la maglietta meravigliosa. Riusciamo a inquadrarla, regia? Questa non è la maglietta, che veramente la vogliono tutti. La maglietta di cartellino giallo, pensate, l'abbiamo in tutte quante le taglie, sono rimaste tranne quella di Gaddoni. Abbiamo Gatto, tutte le taglie tranne quella di Gaddoni. Che stiamo usando per la vela per Luna Rossa, ma questa è un'altra. Prego, Agnese. Quindi, come conoscete già, mi dicono che per vincere la leggendaria maglietta della t-shirt di cartellino giallo, vi chiediamo di indovinare con un commento sotto al nostro post di Facebook. Nella pagina Facebook il pronostico è primo marcatore del derby Juventus-Torino di sabato 5 dicembre. C'è Juve-Toro. Alle ore 18. Quindi vi aspettiamo. Chissà il maestro. Quindi andate su Facebook a votare. Vincitore e primo marcatore del derby di Torino. Benissimo, direi di partire. Fabio, sei primo in classifica. Questo Milan che sembra non avere punti deboli, nonostante la mancanza di Ibra. Io non ho parole. Va bene così. Siamo rispetto all'anno scorso, di sti tempi, più 13 punti rispetto al bottino dell'anno scorso. Stiamo andando dritti, con la Fiorentina abbiamo liquidato la pratica in 20 minuti, poteva essere anche un risultato più rotondo, ma ha stupito molto,
Ma com'è che sbagliate sempre i rigori? Cioè, non ci avete proprio feeling con i rigori? Ma era un di più. No, va bene, adesso a parte gli scherzi, discorso serio è una prestazione di squadra ottimale, e la Fiorentina ben poca cosa, e abbiamo anche la fortuna che chi è sotto di noi in questo momento sta latitando sotto tutti gli aspetti, perché l'Inter sta facendo i percorsi, questi aspettano la bacchetta del maestro. Hai dei problemi col percorso? Se noi vogliamo fare il percorso, hai dei problemi? Sei geloso? Comprategli un tom-tom se dovete fare i percorsi. La Lazio sta venendo fuori per com'è, quindi va bene così. Ne ha per tutti. La Lazio sta venendo fuori. Scusa un attimo. A me non me lo dice. Aspetta un attimo. Poso pure Winnie the Pooh. Appoggialo. Chi non vorrebbe stare lì appoggiato? No, perché siccome... No, scusa, finisco, perché siccome i tre compagni dell'Ave Maria qui, no, ah, perché il Milan fino adesso contro chi ha giocato? Ah, perché è facile, vuoi una partita seria mai? Napoli, ma infatti con chi avete Napoli giocato? Abbiamo vinto, tutto il resto delle partite l'abbiamo vinto, il derby l'abbiamo vinto. Adesso appena arriva il derby... È passato. È arrivato il derby, Luca. Io dico, noi per carità, la reale posizione non è quella lì, lo sappiamo e va bene, però intanto siamo lì. Si prende tutto. Poi dopo... Prendiamo quello che verrà. Come diceva Cicciolino. Ecco. Camilla, volevi ribattere però su un certo punto? No, sembra... guarda. Ecco, bravo. Infatti, inquadratelo un attimo, la cosa più favore. Bella è il silenzio, perché non c'è da dire. Non ti puoi permettere di trattare la Lazio... Ha preso tre gol in casa dall'Udinese. Ma questi in Champions, se fanno i figuroni in Champions, stai pareggi con il Lille. Cioè, stai calmo, adesso non ti esaltare, perché il Lille una l'hai presa, però... l'hai pareggiata, stai calmo. Ma sai cosa? È meglio così. Adesso meglio sono così. Primi in classifica, poi alla fine, quando arriveranno quinti, sesti, sarà ancora meglio. Io infatti non vorrei, Fabio, no, per carità, meritatissimo, secondo me il primo posto. Ma io ti ho premesso prima e ti dico, la reale posizione del Milan, che non sia per qualità di rosa, per una serie di fattori, da primo posto è in dubbio, però intanto dico, noi intanto siamo lì. Un po' come l'anno scorso, poi dopo, che la Juve, poi dopo, così la Juve c'era il campionato l'anno scorso, secondo me anche per demeriti delle altre squadre, alla fine ha un po' mollato, qui le altre squadre forse, per come è messa la Serie A oggi, è l'Inter che dovrebbe mangiarsi le maniche per la rosa che ha e la qualità allora, che ha, dovrebbe essere primo. Stai calmo, che però, il percorso è a buon punto, noi siamo stiamo facendo il percorso. A proposito di percorso, facendo il percorso, avete perso due partite con Real Madrid, che non fa vince parte dal 21. Del percorso. Parliamo proprio di questo. È possibile che una squadra in tre giorni, due giorni e mezzo, dà una prestazione vergognosa, possiamo dire, con Real Madrid comunque va a Sassuolo, una squadra in forma, una squadra che l'allenatore ha detto non firmo adesso per un quarto posto finale, va e fa una bella partita. Comunque il Sassuolo non mi sembra abbia combinato nulla, ma per meriti dell'Inter. Com'è allora possibile l'Inter innanzitutto cosa? Questa volta finalmente ha avuto un bel approccio alla gara, che tante volte aveva sbagliato l'approccio. Poi può anche darsi che l'allenatore, che è molto criticato dai tifosi sul web, da me per primo, e i giocatori che sono stati anche insomma criticati dalla curva, che ha fatto uno striscione abbastanza pesante, emblematico prima della partita, magari l'allenatore e i giocatori si sono guardati, hanno capito che i bonus forse erano anche un po' finiti, e quindi magari può darsi anche che le critiche in questo caso possano aver fatto anche bene. Vedremo, una rondine non fa primavera, però intanto questa volta abbiamo vinto. Andare meritando a vincere 3-0 Sassuolo, cioè, voglio dire. Abbiamo vinto meritando di vincere. Adesso passiamo un po' ai delusi della giornata, una Juve, una Juve che, devo dire la verità, Gaddo, il tocco del maestro Benevento fa fatica a vedere. È così imprescindibile Ronaldo in questa squadra, mi sembra che anche voi l'abbiate la rosa, non è che non l'avete. Voglio dire, Ronaldo quando non c'è fa male, però come ha scritto fa male, casa sua che si ripuce, col Benevento e col Crotone non è che hai bisogno di Ronaldo. Qui è una squadra che fa fatica a girare, forse è stata costruita male, deve mettere a posto un po' di cose, però voglio dire, adesso voglio fare... Cioè, però che credibilità ha? Però. Dirlo in io spogliatoio. La butto là. Ah, pelo nello spogliatoio. Ma allora, quando parla, siamo sicuri Camilla. Che fosse una squadra costruita su richieste di Pirlo? Allora, no, tra l'altro no, però voglio dire, parliamo però andare, di Pirlo. Allora, però andare a parlare di squadra costruita male con un mercato dove hai preso Kulusevski e Chiesa, insomma mi sembra un po' una stronzata. C'è gente che deve fare con Dalot e Calabria.
parlare di cose sbagliate. Però è Morata. C'è di dire, allora andiamo a vedere il fatto il lato positivo. Una è una squadra che in Serie A non ha perso. Una è una squadra che è già agli ottavi rispetto a tutte le altre. Sì, è una che non ha ancora perso, è una che fa il possesso palla ed è il più alto della Serie A al momento. Sì, però andiamo a vedere questa cosa qui. Andiamo a parlare di allenatori, difficile, però andiamo a parlare di allenatori. Facciamo il punto degli allenatori. Simone Inzaghi, lascia stare. Parliamo di Pioli. Ma perché ce l'hai con Simone Inzaghi? Vabbè, però Pioli, fino a sei mesi, cinque mesi fa, l'avevano mandato via. Aveva preso quel cretino là di dove era austriaco, di dove veniva. Avevate preso lui, avevate mandato via Pioli. Capisci? Adesso è diventato il maestro Pioli. Non ha mai vinto un cazzo nella sua vita. Io non so. Adesso scusa, che avete preso al posto di Pioli? Che non è venuto. Ecco, e te pensa adesso è diventato buono Pioli. Che avevate preso? Chi avete preso? Ragni. Te pensi. Quindi adesso devo cambiare il mio Pirlo con Pioli che era stato cacciato via. Comunque, adesso ti faccio una domanda veloce. Allora, visto che l'anno scorso Sarri l'ha voluto pneumatici, quest'anno dici che quella squadra non l'ha fatto bene, quindi è un'altra frecciatina pneumatica. Chi decide in quella squadra? Pneumatici lo volete mettere un po'... Gli volete dare le colpe a pneumatici o no? Ma le ha prese, se le ha prese. Pneumatici come dirigente non mi sembra che stia facendo molto bene. Se le ha prese. È una patata bollente in questo momento Pirlo, perché tra l'altro, a parte che c'è un approccio con la squadra e con Pirlo diverso da quello che aveva Sarri. Sarri non c'entrava niente, è arrivato alla Juventus. Questo quando parla, Camilla? No, credibilità. Comunque finisco dicendo gli allenatori. Conte... Che i fenomeni a Milano fanno istruzione, ti ricordo solo una cosa, e questa è la verità. Conte l'anno scorso, se non viene Conte, Lukaku, Barella, vi ha riportato una credibilità completamente persa da umiliazioni in 10 anni. Se rimaneva Spalletti, Lukaku, Barella, io sono d'accordo che Lukaku e Barella possono essere venuti per Conte, però sono d'accordo anche che se gli comprano Eriksen e Hakimi me li deve valorizzare, se no che cazzo dobbiamo fare? Vi ha portato in una finale che avete dimenticato. Ma lo rivuoi? Quest'anno fate lo striscione, ma qual è la credibilità? Ma che striscione? Lo striscione l'hanno fatto per i giocatori, la curva l'anno scorso gliel'ha fatto anche a favore. Tutto giusto il ragionamento, manca un pezzo però. Perché è vero, avrà portato Barella, Luca. Quanti ne ha bruciati? Ho capito, ma ragazzi... Infatti, io una cosa che non riesco a capire, forse... Comincerei a fare una botta di conti. Nainggolan è così peggio di Vidal visto mercoledì contro il Real? Di Gagliardini, allora, questa è la domanda. Vidal secondo me fino adesso era stato usato, e non me ne capacito perché chi conosce Vidal meglio di Conte, era stato usato in una posizione non sua, ovvero davanti alla difesa, che Vidal non fa il regista davanti alla difesa o quello che ti fa partire l'azione da davanti alla difesa. Vidal ha costruito la sua storia come centrocampista incursore nella Juve, nel Bayern, nel Barcellona, col Sassuolo ha messo davanti alla difesa Barella e ha avanzato un po' Vidal e hanno giocato meglio. Tornando al discorso Nainggolan, secondo me fra 2 o 3 mesi se va avanti così, è fuori forma, si vede che non è nel peso forma, purtroppo. A me piace, lo dico da grande fan di Nainggolan, però secondo me lui è rimasto controvoglia. Temo che sia rimasto controvoglia. Però ovviamente se non ti danno neanche la possibilità. No, quello può darsi, però... Camilla, questa Lazio che sembrava in forma, comunque in Champions, poi funziona, esatto. E arriva un Udinese. La Lazio peggiore di questa stagione fino ad adesso, secondo me. Mi fai tenerezza, veramente. Sembri Semprini l'anno scorso, veramente. È stata una partita veramente indecente e sinceramente già tanto si è finita solo 3-1. Anche se noi abbiamo avuto... più occasioni di loro, ma non siamo riusciti a finalizzare niente, non capisco il motivo, ma era proprio la mentalità che non c'era più. Io spero che sia solo perché mercoledì giocheremo con il Dortmund. Quindi la testa, e la testa era già lì, perché io non me lo spiego. Però è un ragionamento, non è da grande squadra, credo, quello di... Non lo so, io almeno sono contenta del risultato che abbiamo avuto in Champions. Domani. Va bene, andiamo. Inizia, è arrivato il tuo momento, so che ci hanno scritto da casa, qualche domanda per i nostri opinionisti. È arrivato, ci scrive qualcuno? Abbiamo già anticipato qualche domanda che...
Vediamo subito con il Milan, partiamo, dato che abbiamo discusso. Come sei bravo, guarda. Come sei bravo, io ti dico, sei, finalmente abbiamo la simpatica e la bellezza. Ah, Camilla è diventata la simpatica. Scusate, prima Camilla era la bella e è diventata la simpatica. Abbiamo due bellezze diverse. Vabbè, abbiamo cambiato. Io sono bellezza mediterranea, lei no, è te sei simpatica. È bellezza algida, vorrei dire, esatto. E non vorrei fare pubblicità, algida nel senso... Guarda questi maschi, ci vogliono quindi Camilla subito mettere contro. Però non solo belle, ma anche ci capaci. Vuole, ci vuole del talento. Capaci e preparate. Non facciamo quindi i soliti maschi che guardano solo il fisico. Comunque se mi vuoi chiamare dopo fai più. Prego, con le domande da casa, chiedo scusa. Quindi partiamo con Milan. Una domanda seria. Quindi devi dirci assoluta verità. Cominci a pensare che Milan possa puntare allo scudetto a questo punto? Io dico... Scusa. Perché dato domanda da casa. Do d'acqua alla Camilla che sta. Guardate, sono primi in classifica. Io dico questo, io dico che noi dobbiamo ragionare partita. Ma basta questo! La domanda è un'altra. Credi che posso soltanto sì o no? Sì o no? Se l'ha fatto la solita filippica. Ma no, io credo che vediamo. Tira fuori la maletta e dici sì o no. E io ti dico, se l'ha potuto fare la Lazio l'anno scorso, messa come messa, non vedo perché non lo possiamo fare se noi. Non ci fosse stato, se non ci fosse stata la pausa Covid, l'avremmo io detto. Vedo un Semprini arrogante, ma preparato. Tira sempre in mezzo la Lazio. Ce l'ha con la Lazio. Ma è perché è un complesso di inferiorità, no, pure in perché in verità stare. Io tifo la Roma anche. Che schifo! Te hai anche il coraggio di salutarmi quando vieni qui. No, nel senso il peggio, ci manca solo che te tieni per... La più simpatica la Roma della Lazio. Mamma mia. Poi il documentario su vabbè, Tom, io simpatizzo il Inter. Il documentario sul titolo non lo fate la Cami simpatizza Inter. Esatto. State bene insieme. Prego, andiamo avanti con le domande. Ti mettiamo on the spot. L'Atlanta batte Liverpool ad Anfield ed Inter perde in casa con Real. Qual è la differenza? Allora, la differenza è che l'Atalanta è alla fine del percorso. Noi siamo all'inizio del percorso e il nostro percorso, essendo un percorso tortuoso, è pieno di buche, noi finiamo... È come una macchina di merda. Sì, abbiamo una macchina che fa un po' fatica con le buche, cioè fa tutto parte del percorso. Vedrete che alla fine, forse anche noi, passeremo il giro di Champions. L'anno prossimo, vediamo. Un'altra domanda, intanto chiedo alla regia se dobbiamo andare in pubblicità, un'altra domanda ancora. Passo a Gado, così Camilla risparmiamo per un po'. Grazie. Ok, elencaci due debolezze che vedi nella Juve di Pirlo e due punti forti. Allora, i punti forti sono la difesa, sicuramente con De Ligt, che sarà lui veramente un fuoriclasse, e... L'anno scorso era il pallavolista. No, la difesa è un punto forte e l'attacco. Abbiamo un centrocampo, il centrocampo che è veramente in difficoltà, e Pirlo in questo momento che potrebbe entrare in campo lui. È un po' in confusione. No, e Pirlo che quando parla nello spogliatoio non lo capiscono. No, a me l'unica cosa mi fa incazzare che fa giocare Ramsey, che è un giocatore finito, ma perché non corre? Non lo so. Gordon Ramsey. Fa giocare Gordon Ramsey, fa giocare. Giocatore. Questi. Va bene, io se non ci sono altre domande le aspettiamo dopo, andiamo in pubblicità per questo primo break pubblicitario, non andate via come dicono quelli bravi, perché dovremmo esserci ancora dopo. Speriamo. In teoria. Io non capisco. Oh, finalmente una cosa saggia. E fin lì non avevamo dubbi. Cosa non capisci? Allora, noi senza Ronaldo non vinciamo mai, 3 pareggi. Voi senza Ibra vincete sempre, 3 vittorie. Eppure la vostra rosa è inferiore, io non capisco. Ah, ma voi di superiore avete il maestro, ci pensa il maestro, ah, come parla Pirlo. Adesso è ora che registra la bacchetta, Pirlolandia, si rischia di fare un flop, carino. Flop? Noi flop alla Juve non sappiamo una parola che non conosciamo mai, capito? Me lo spieghi? Sì. Allora, dunque, dicesi flop, hai presente l'Inter quando è chiamata in Coppa a fare la partita della vita, eh? Poi perde e fa cagare? Flop. Uè, Luca, ciao, come andiamo? Ciao, come
vuoi che vada? Di merda, praticamente siamo fuori dalla Champions. Oh, sì, tranquillo. Adesso ci pensi a tirarti sul morale, questo, se non ci si aiuta fra interisti. Sentiresti indovinello. Qual è la moneta brasiliana? Moneta brasiliana? Il pesos? No. Il bolivar? No. Il quetzal? No, te dico. Dai, non lo so, dimmelo te. Dai. Il Real Madrid! Dai, togliamoci sto sassuolino dalla scarpa. Per favore, levate la fiaschetta a quest'uomo, per favore, dai. Come levate la fiaschetta? Ah, mi è salito il buon umore. Attenzione! Il resto, non ci resta... Non ci resta che bere. No, non ci resta proprio che bere. È caduto. Ma siamo fuori dalla Champions. Non è malaccio. È barsalato. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Stai tranquilla, Camilla. Bellezza non c'è migliore di te. Ciao, sono Vanessa, sono nuova. Mi aiuteresti a prendere un caffè? Certo, metti la moneta qui e spingi caffè. Gentilissima. Ma di che? Ciao, ciao. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Del reame la più bella non sei più tu. In essa mi piace assai di più. E salutiamo anche gli amici cosplayer che ci seguono da casa. Purtroppo per motivi di Covid non abbiamo potuto chiamarli per essere distanziati equamente. Per me sono loro che non voglio più venire. Forse sono loro che hanno rinunciato. Però gli facciamo un saluto, un caro saluto, li ricordiamo. Mancano. Veramente come una parte veramente come se fossero normali. Come se fossero, esatto, gli volevamo bene come se fossero normali. Ines, andiamo avanti con le domande perché c'è un bombardamento. Oggi un bombardamento, si vede che queste giornate di campionato hanno stimolato anche la fantasia dei nostri telespettatori. Per quindi, chi l'abbiamo? La prossima domanda è per la nostra Biancaneve, Camilla. Scusate, Biancaneve è un complimento. Esatto. È un complimento. Sempre meglio che stringa maligna, sicuro. Oh, Gaddo, ti posso dire una cosa? Secondo me si stanno sui coglioni. No, questo non si può dire, è un giallo proprio quasi rosso. Gaddo, stia buono, non protesti. Vabbè, ho detto quello che secondo me è la verità. No, un'altra sigla. Cartellino giallo, Inessa, tu sai cosa fare. Devi girare la ruota e Mastrangelo subirà la penalità che uscirà dalla ruota. Con grazia, eleganza e... Vai, qua dietro è tutto un altro mondo. Cicciolina style. Cicciolina, ecco. Style cosa vuol dire? La rivincita delle donne. La rivincita delle donne, devo no, deve stare con... No, cicciolina. Cicciolina. La prendo io, la stacco dalla capa sapiente di Joao Mario. Ma Joao Mario, la dobbiamo tenere la sagoma di Joao Mario? Sì, va sempre bene avere un defunto fortuna, in casa. Dai. Non è morto, no, sta bene. Vabbè, quindi mi devo fare 5 minuti con questa. 5 minuti di quello. La meraviglia di un Mastrangelo più... Sembra Caniggia oggi, se posso permettere. Ho visto una foto di Caniggia, è uguale. Chi è la più bella del reame? Adesso sono io. È Luca. A te non solo te la mela, a te non ti do neanche i cacchi. Sono se più ti biondo di Inessa. Questo è vero, sono un po' invidiosa con questo biondo. Sì, vero? Sì, quando poi abbiamo finito di farci i fatti nostri, io direi di andare avanti con le domande. Domanda per è una cosa meravigliosa. Biancaneve. Dai Camilla. Ok, una Lazio sfavillante in Europa è così debole in Italia. Problema di mentalità o di rosa? Io... Guarda loro che ridono, che lui l'anno scorso a quest'ora era lì. Perché deve rispondere alla domanda? È lui. Perché non stai zitto, e io non ti prendo. La coppetta Europa League. Sì. Vabbè, adesso vediamo quanto. Fatela rispondere. Avanti. Fammi rispondere. Prego. Quindi? Ecco. Secondo me non è un problema di rosa, perché alla fine è sempre stata quella. Siamo riusciti sono anche... È da anni che è quella. È da anni che è quella. Siamo sempre riusciti. Sì. No, non diciamo niente. Comunque, secondo me è un problema di mentalità
come dicevo prima, spero sia solo per il fatto che dobbiamo giocare in Champions e non erano preparati mentalmente, perché io ho visto che comunque anche i big, Luis Alberto, Ciro, non erano in condizione di giocare. Speriamo, speriamo sia quello. Andiamo avanti con altre domande. No. Facciamo un'altra domanda. Ok, Camilla, continuiamo con te. Fammi un'altra, sì, sì. Dai. Che magari, magari meno sentiamo loro, meglio è, vai. Magari. Ok. Magari. Come brava Camilla, come sei brava. Vedi come sei diventato più gentile con la parrucca, sì, bionda? Sì. Era Punzel. È diventato subito era più gentile. No. Bello. Occhio. È al limite, è al limite, dai. Alla prossima, caccio fuori tutte e due. Vanitoso, bello, subito con questa parrucca bionda. Quando poi vuoi... Certo. Ok, Camilla, nonostante la brutta sconfitta di ieri, sulla carta ti sembra più forte la Roma della tua Lazio. In quale reparto? Ma perché la Roma che cos'ha? In che senso? Cioè, è forte in qualche reparto? La Roma. E queste, non abbiamo il tifoso romanista. Vabbè, ma... io 10 minuti li ho fatti. Non abbiamo il tifoso romanista, ma questa è una bella bomba. Per fortuna che non ce l'abbiamo, però secondo me la Roma non sarà mai migliore della mia Lazio. Possono anche vincere trofei Champions League nel 2000 mai, ma non nel 2000 mai. Non mi interessa, non mi interessa. Ma veramente... Noi siamo meglio in qualsiasi reparto. Soprattutto? Beh, il reparto geriatria. La panchina della Lazio mi sembra molto attrezzata. Andiamo avanti con le domande agli altri ospiti, agli altri opinionisti, chiedo scusa, non siete ospiti, siete il fulcro di questa trasmissione che va in onda ormai da... 7-8 anni. Non ho la più pallida idea, ma... 7-8 anni. Chiedo scusa. Luca, sì. Adesso che sei tornato... Sono tornato nei miei maschio, panni. Cosa ne pensi dello striscione della curva nord esposto prima di Sassuolo Inter? Lo vogliamo ricordare, lo diceva magari? Diceva. Mi sembra che c'era scritto quella maglia che tu indossi va onorata. Poi c'è Conte un il nostro pirata. Tirate fuori, se no veniamo con i bastoni. Veniamo con i bastoni. I bastoni sono i parenti di bastoni. Bastoni. Veniamo con i bastoni. La tutta famiglia bastoni. E infatti bastoni. No, vabbè, insomma, come ho detto prima. Lo tirate fuori. Te la spieghiamo dopo. Lo tirate fuori. Tirate fuori i coglioni o veniamo con i bastoni. Il problema è che se tirate fuori i coglioni chi gioca nell'Inter? No, vabbè, comunque, secondo... Allora, lo striscione ha funzionato perché l'Inter ha vinto. Sì. E comunque, come dicevo prima, secondo me, ogni tanto, cioè, anche sempre il buonismo, sostenere va bene, però sempre star lì, no, se no, poverino, l'ambiente si deprime, se no, poverino, destabilizzi. Quest'anno l'Inter deve capire che o vince lo scudetto o vince lo scudetto. Non è questo l'anno, quindi cioè, se per farglielo capire serve Luca Mastrangelo che si incazza su YouTube, la Curva Nord che fa gli striscioni o non so chi che fa qualcosa, ben venga che se lo mettano in testa, perché quest'anno l'Inter io non ci voglio neanche pensare, soprattutto se non dovesse vincere la Juve, che non ho detto che non lo vince, ma nel caso in cui la Juve non dovesse vincere lo scudetto, io non ci voglio neanche pensare che lo vinca un altro e non l'Inter. Quindi che se lo mettano bene in testa, ce lo mettono. C'è il tuo amico lì che dice che lo vince. No, lo striscione porta fortuna. Se porta fortuna ne facciano pure uno ogni domenica. E se lo vincesse fortuna. Lui? Se lo vincesse lui, per me sarebbe veramente un grosso problema. Un grosso, grosso problema. Ma grosso, ma grosso, grosso. Ma penso sarebbe un problema per tutti, perché in effetti... Cioè, dopo 9 anni di Juve, se lo vince il Milan, io che sono lì che aspetto 9 anni, investo. Ma è veramente è una vita che aspetti. È il percorso, e Lukaku, Barella, Vidale, Hakimi, arriva il mio momento, lo vince lui? Poi arriva con Calabria. C'è veramente con Calabria. Cagier, dove sta gente Calabria, tra l'altro, Calabria. So Cagier, lì. Che è Cagier? Calabria. Cagier. Ma lei, scusi, che campionato guarda? Cioè, io non lo so. Che c'è? Come si chiama? Ma proviamo a trovarne un altro, ne troviamo un altro, per favore. Con una rosa, non c'ha un top player, a parte Ibra, vabbè. Niente, una roba. Schalamacher, Canagoglu. 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 Ma come parla? Mamma. Andiamo con le prossime domande. Ma deve essere un locale. Prossime domande. Visto che siamo nel campo dei tifosi, facciamo la domanda a Sempro. Cosa ne pensi dell'esultanza polemica di Romagnoli e secondo te con chi ce l'aveva? Ma ce l'aveva con tutti. Tanto facciamo rivedere in camera. Ho visto che molti tifosi del Milan...
ha fatto il bando del qua che l'ha fatto anche Ibra, perché comunque intorno si è arrabbiato Milan, qualche tifoso del Milan, si è arrabbiato, ma ha ragione Romagnoli, ma ha ragione tutta la vita, perché è una rottura di continua che l'ho visto. È una rottura continua perché adesso che manca Ibrahimovic prendiamo tre gol, un disfattismo totale, che per carità Ibrahimovic da noi è l'anima, l'allenatore, il dirigente, è tutto. Però voglio dire, quello che sta succedendo al Milan è un cambiamento, c'è stato un cambiamento di mentalità e oltre a un cambiamento di mentalità si gioca da squadra. Poi che siamo scarsi è evidente, però siamo scarsi, è evidente perché siete primi, non ho capito perché siamo scarsi, è evidente. Allora ripeto, è tanti anni che seguo il calcio e bisogna mettere anche le cose al proprio posto, nel senso che la rosa del Milan non è paragonabile né a quella dell'Inter né a quella della Juve, forse a quella della Roma, ma non credo neanche, ma neanche a quella della Lazio per i valori che sono. Però comunque siamo compatti, lì sono 11 persone che si dannano l'anima, cioè vedere Çalhanoğlu che torna in difesa e fa le scivolate, Calabria che non dava nel 15, adesso penso che sia uno dei migliori terzini della Serie A. Chiaier che è arrivato come il peggior... Chiaier? Calabria è uno dei migliori terzini della Serie A. No, ma Tinti e chi sta giocando? Uè, c'ho Darmiani io. Darmianone ha fatto il partitone, Darmianone. Io devo giocare con Darmian, tengo Calabria, c'ho Darmian, te lo dico tutta la vita. Ma mai Darmian. Donnarumma, penso il miglior portiere in questo momento della Serie A e non è scontato. Ti dico, fondamentalmente, vedi, saremo scarsi, ma io preferisco stare con i miei scarsi. Va bene, no, condivido l'idea. Almeno quando è arrivato Chiaer, tutti ci hanno preso per il culo perché, un bidone, un giocatore finito, è il migliore tutte le domeniche, tutte le domeniche. Però anche se è il migliore tutte le domeniche, un difensore vuol dire che... vuol dire che finì con la trombetta fetica tua, ma è l'unico modo che ha per trombare, quindi lasciaglielo fare il pulino. Facciamo una domanda al Gaddo. Il Gaddo lo vedo stranamente silenzioso oggi, che potremmo massacrarlo. È serio, vedi com'è bravo, impostato, è triste perché lui una persona seria, perché io quando guarda era una ragazza nuova, mi comporto bene, sono bravo, educato, io sono educato, il signorino, gentiluomo, signorino. A casa dopo c'è la macchina, io ho la macchina. Allora automunita. Ho capito, vabbè. È fidanzata per adesso. Ma ne abbiamo fatte smettere altre che venivano qui. Guarda il programma del tuo ragazzo. Infatti io sono single. Attenzione. Tu devi dire che sei fidanzata. Chiediti il perché. Come diceva la mia... No. Camilla, fidanzata sempre. Sì. La saggezza ucraina. Se anche lui non lo sa, la saggezza ucraina. Una domanda veloce per il Gaddo, poi dobbiamo andare a visionare gli episodi del VAR, quindi... Okay, dimmi, Nessa, dimmi. Gaddo. Se avesse pareggiato Sarri contro il Benevento, cosa avresti detto? Sì. È vero, dai. È vero. Non... Allora, sai qual è la differenza? Che a casa mi ho detto di cotte di crude, o addirittura... Scusate l'espressione, ho fatto anche un leggero con così verso la televisione quando ha inquadrato Pirlo, però pubblicamente così lo difendo perché, ma cazzo. Maestro, ma allora sei un doppio, vi devo dire, certe cose mi faceva incazzare, però Sarri proprio odioso, proprio brutto, cioè Sarri non lo voglio più vedere, non lo voglio più sentire, Sarri! No. Stavo per dire affanculo, no. Ma non lo dico. Ah, no. No, stavo per dire. Giallo, cartellino giallo, chiedo scusa. Ma non l'ho detto, lo stavo per dire, ma non l'ho detto. Ma non l'ho detto. Salvato. Gira forte la ruota perché Gaddo è... E uno, e due, tre. Cicciolina. Andiamo a prendere, la prendi tu Luca, chi la prende? Facciamo prendere Nessa. Se me la devi portare in Nessa, lasci che la porti in Nessa, perché non ho capito. Senti che bello, è per adesso... darmi il benvenuto al club delle bionde. Vai. Grazie tesoro, anche però che forza che hai. Che energia. Molto bene. Andiamo con la nostra rubrica e lanciamo il jingle di Quattro Amici al VAR. Eravamo amici al VAR. Eravamo quattro amici al bar che volevano
E partiamo subito da Atalanta-Verona, rigore al Verona per follia di Toloi su Zaccagni. Vediamo. Ma insomma, cosa? Beh, follia. Zaccagni comunque veramente un gran giocatore. Io lo prenderei la Juve. Vediamo, rivediamo. Sì, sì, vabbè, sì. Dai. Netto, fatto, io direi ha fatto netto. Una cazzata, dai. Direi netto, direi netto. Io direi netto. Secondo episodio, andiamo avanti. Lazio-Udinese, Immobile anticipa Musso che lo stende. Calcio di rigore. Sì, questo veramente. Gli ha dato una bella attrezzata, gli ha dato, eh. Mi sembra che Musso non si lamenti neanche più di tanto. No, vai, qui guarda lì. Dai, lo prende pieno. E la miseria. Io credo stava che stava staccando sia, la caviglia. Siamo tutti d'accordo, poi... Vabbè dai, rigore grande come una casa. Perché non è stato espulso lì? Non lo so per quale motivo non è stato espulso. Ce lo chiedevamo pure noi a casa. Forse andava bene, non lo so. È stato ammonito. Chiara, è stato andiamo, ammonito, comunque due rigori, netti. Cagliari-Spezia, rigore, ingenuità di Clavan su Piccoli che si lascia cadere. Vediamo. Sì, anche questo è netto. Beh. No, è netto questo. Non così. Ma netto no, qui non si vede proprio. Io non vedo niente, non vedo. Beh, te cosa vuoi capire? Molto te. Ha fatto tutto da solo. Non lo so. Io non vedo non niente. Lo so. Ma cosa ha fatto? Queste immagini non il pezzo proprio... prima, il pezzo prima. Sì, ma capito, guardalo, beh. Lo tocca col piede, lo tocca. Comunque ricordiamo che Piccoli scuola Juventus, quindi il rigore... Ma dillo subito, no? No, non lo so, ma mi sembra come si tuffa. Ma scusa, ma perché non diciamo subito queste cose? Andiamo avanti, Milan-Fiorentina, Pezzella in scivolata su Saelemaekers, rigore. Assist di Calabria. Saelemaekers. Rigore questo? No, lo... Ma cos'è? A questa velocità fai fatica. Io ha dico preso solo che al Milan gli ha dato 7 rigori quest'anno. Però perché? Ha preso il pallone. All'Inter 1. Non lo so, cioè a velocità così potrebbe aver anche preso la palla. Poi magari Fabio tu l'hai visto a rallentatore. Mi sembra per me ha preso che la palla. Ripeto, prende la palla sono... e lui la riprende. Cioè. Negli ultimi anni si fa fatica in Italia perché... E danno una serie di rigori che bisognerebbe fischiarne 50 partita. Io personalmente un rigore così non lo fischierei, però adesso lo fischio. Ma no, guarda, da quando è primo in classifica anche un bravo intellettualmente, cioè, bravo, però facile perché hai vinto, se perdevi te lo tenevi il rigore. Andiamo avanti. Ci siamo mai attaccati un rigore. Andiamo avanti, Teo Hernandez sviene in aria, l'arbitro concede il rigore, poi sbagliato da che sì. Che questo è uguale, cioè due rigori. Sono due mezzi rigori questi. Cioè ve ne andati due? Sì, ah. Uno l'abbiamo sbagliato perché era di tre. Ma dai, ma cos'è? Dai, per ma che... dai. Dai, va là. Ma chi è? Caceres? Ma fammi sì. Piacere. Cioè, ma due ma quante squadre si è passata? Due rigoretti. Non è mai rigore. Due rigoretti vanno dati. Forse se ce n'era uno. Due rigoretti. Due, ne avrei fatto uno. Cosa due detto? Rigoretti. Detto, ne dovresti fischiare 50 sì, partite. Sì, infatti sì. È ridicolo il regolamento. Dai, via, sta... E che... Il difensore mette le mani addosso come lo fa l'attaccante, però non capisco perché. Il difensore forse è penalizzato in aria. Facciamo un altro giro di domande. Inessa, facciamo un giro di domande ai nostri. Certo. Ok, torniamo, partiamo con Luca. Vai. La sorpresa Darmian potrebbe fare emergere un problema a Hakimi? Allora, diciamo che Hakimi, chiamarlo problema, il fiore all'occhiello del mercato dell'Inter, mi sembra esagerato. Però è vero che dopo un inizio sfavillante le ultime prestazioni sono state un po' così, poco buone, bisogna dire la verità. Darmian è un giocatore che quando è stato preso è stato è arrivato fra lo scetticismo generale, e dico scetticismo per non dire anche insulti, perché pochissimi interisti lo volevano, e invece devo dire che ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre fatto delle buone prestazioni. Ieri col Sassuolo molto bene, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Quindi se Darmian gioca così, non dico che fregherà il posto a Hakimi, però insomma, sono curioso di vedere chi giocherà in Champions fra Hakimi. Sono curioso anch'io, dipende. Perché una bruciatura di Conte, Hakimi. Il Mönchengladbach? Si pronuncia Mönchengladbach. Quello lì? Tu che hai fatto lingue, come si dice? Borussia Mönchengladbach. Non saprei di cosa. Do you speak English? I speak English, but I'm not sure what you're speaking about. Ma non lo parlo io, quindi è inutile che andiamo avanti questa cosa. Un'altra domanda per i nostri opinionisti. Anzi, la domanda è per tutti i maschi.
Camilla. Mi puoi abbracciare Winnie Pooh. Godi. Puoi dormire. Goditi Winnie Pooh, te, Camilla. Chi è più dipendente dal singolo? L'Inter con Lukaku, la Juve con Ronaldo o il Milan con Ibra? Per il momento, secondo me, la Juve con Ronaldo. Concordo. Anche Camilla può dirlo, anche se sono... Con Immobile. Cioè? O la Lazio con Immobile. Immobile. Sì. O la Lazio con Immobile, però Immobile sta giocando, no? Sì, io però dico... non ha giocato. Sì, però si parlava di squadre, capito, Immobile. Oh. Queste... Io dico una Semprini, cosa. C'ha quell'arroganza che mi piace. Io dico questo qui. Sentiamo il gatto. Ma è un'arroganza che dura la fagianata poco. Del gatto, attenzione. Io dico questo. In questo momento tutto porta a dire la Juventus. Ma io vi dico che oggi, se si ferma Ronaldo, Lukaku e Ibra, lo scudetto lo stravince la Juve. Punto. Ah, si è visto. Bene, andiamo avanti con la prossima rubrica, che è la nostra, io la sigla, il jingle che ci accompagna, Via col Web. Le migliori cose del web. E andiamo con la prima. Oh, tu che poteri hai, dice Marotta Conte, mi faccio espellere nelle partite importanti. Preso. Fa morire la faccia di Marotta ogni volta che lo vedo. Dal gruppo, c'è sempre avuto il vizietto, grande acquisto, dal nostro gruppo fallo da dietro, in effetti. Mi viene in mente. Andiamo avanti. Verni. Quando perdi in casa con Real, ma tanto la tua squadra è già agli ottavi con due giornate d'anticipo. Questa. Gaddo, l'hai capita, Gaddo? No. No. La tua squadra è già agli ottavi, si intende la Juve. Perché okay. L'hai capita? Okay. Lui è una domanda al gobbo. Capito, l'ha capita, gliela devi spiegare, se no non le capisce lui. Questa è una cosa... Quando stai picchiando Eriksen, ma vedi arrivare Staffelli con il tapiro. Beh, già, tanto già qualcosa ha vinto lì. Amici di Striscia, ma Surconte, ma come la va? Come la va? Milan, sogno Eriksen, l'Inter lo vende a prezzo di saldo. E ci sono comunque due sotto che erano... è difficile piazzare Eriksen. Amore, secondo me Eriksen lo dovresti far giocare sempre. Sì, amore, forse hai ragione. Ehi, aspetta, mia moglie non parla mai di calcio. E c'è Che cazzo. Allora, come lo vedono i tifosi? Questo penso sia sempre Eriksen. No, chi no, è? Gagliardini. Come lo vedono i tifosi? Come lo vede Antonio Conte, come Zidane. Però bisogna dire la verità, ha fatto un gran gol su Sassuolo. Sì. Ma lui ce l'ha questi numeri, poi si sbaglia i gol più facili, quelli difficili li ha sempre fatti. Andiamo avanti. Juventus di Allegri, un castello di sabbia praticamente. E i due bimbi che l'hanno buttato che l'hanno giù distrutto. Con Simpsons. Tu Simpsons. Intervieni pure quando vuoi a dire quello che vuoi. Sono dei Simpsons. Sì. Inessa ha sempre ragione. Brava. I gesti più memorabili della storia del calcio: la mitragliata di Battistuta, la finta di Ronaldo su Marchegiani, il rigore credo di Shevchenko contro Buffon e Chiellini. E Chiellini che fa You pay. Youpay, leggo solo Francesco Mangione che non conosco, ma Youpay, Ramos poteva rispondere, perché tu in Serie A che cosa fai? Non paghi gli arbitri? bellissimo, molto bello. L'arbitro è l'arbitro dei perdenti. Andiamo avanti, l'ultimo. Oh, questa, l'avevo visto. Questa è una grande uscita. Vabbè, non l'ha ma magari ha preso pure gol. Ha preso il pallone, palla piena, secondo me. Secondo me palla mamma mia, che destra. Ma comunque anche lui quando arriva gli ha un bel mataforo. Sì, ma l'altro fa una scena, si butta giù l'altro. Io non lo so, secondo rossa, me questo tra l'altro non ha. Ma dopo ha preso il gol, voglio sapere quello. Non si sa. Lui l'altro accentuato, dai. Lui il rosso è ricoverato. Il rosso è ricoverato al reparto grandi fratturati del Fate Bene Fratelli. Ma... ammazza che lui fa. Era fermo, è stato l'altro che e l'altro che faceva Superman, non è che bene. Va, io direi bene, che a questo bene. Punto un altro giro di domande Inessa, un altro giro di domande ragazzi. Sì, passiamo alla nostra signorina Camilla. Ecco una domanda, questa ascoltiamo bene. Esiste un giocatore della Roma che ti piacerebbe vedere alla Lazio? Oh, con sta Roma però. Dai, Camilla, ce ne sarà uno, dai. Santon. No, non vorresti Santon? Zaniolo, basta. Solo lui. Zaniolo. Andiamo. È per quello. Gado. Dimmi. Meglio che la Juve si sbrighi ad apprendere gli schemi del maestro o meglio una autogestione della squadra in campo utilizzando i vecchi schemi?
No, dai, bisogna che Pirlo, bisogna che questa squadra la metta a posto. Ma riesce, riuscirà. Io me lo sento, perché lui è baciato dalla fortuna, il maestro riuscirà. Maestro riuscirà, io me lo sento, ha vinto tutto, lui è fortunato. Ma poi quando parla negli Sacchi spogliatoi, non ha mai giocato a calcio, ha vinto tutto anche Sacchi, cioè, non veramente. So, cioè, cosa vuol dire ha vinto tutto? Arrigo! Mourinho non ha mai fatto, non ha mai giocato. Se ne è di giocatori che hanno vinto tutto, poi come allenatore hanno floppato. Voglio dire, hanno fallito. Uno l'hai avuto anche te, Ciro Ferrara. Mamma grande mia, Ciro Ferrara, un disastro. Ciro. Io lo stimavo un sacco, Ciro. Lui è proprio un disastro. E sempre, in questo momento, scambieresti ancora Pioli con Gattuso? Ti sarebbe piaciuto vedere Ringhio allenare Ibra? Ringhio. Qui ti voglio, che hai sempre detto Ringhio, adesso sì, però sì, lo scambieresti ancora? Sì. Ma te sei pazzo, ancora, comunque sia. Anche è una macchina quasi perfetta, al Milan toglieresti l'autista di una macchina quasi perfetta. Sì, perché avrebbe fatto anche Gattuso, uguale. Se gli prendevano Ibra quando glielo dovevano prendere, faceva Gattuso, faceva gli stessi risultati. Forse ti dirò di più, anche con una squadra con più carattere di adesso. Se lo dici te. Pensa te. Bene, andiamo avanti con la prossima rubrica e andiamo a lanciare il jingle, che è quello dei pronostici. Ostico, pronostico! Ti amo, campionato, ti amo, campionato, perché non sei passato, non sei passato. Per così. Eccoci qua con i pronostici, partiamo dalle coppe che ci saranno martedì e mercoledì. E vediamo chi è il primo pronostico, con calma, tanto gioca il martedì. Ecco, dai, vai Camilla. Scusate, non lo vedo sulla cosa. Allora, Borussia Dortmund Lazio, Camilla, cosa diciamo? In casa da loro è difficile. Secondo me 2-1. 2-1 per il Borussia? Sì. 2-1 Borussia, dice Camilla. Gaddo, Juventus Dinamo Kiev. C'è Ines, eh? C'è Ines. Cosa deve fare? Dobbiamo perdere. Col nuovo arbitro femminile. Juventus Dinamo Kiev. Per la prima Kiev. Volta. Per piacere. Allora, no dai, vinciamo. Mi dispiace, però 1-0, 1-1. Dai, bello, bello. Anzi, ti dico va bene. Era 1-2, dicevo. Ma io voglio sapere il pronostico di Mastrangelo. Perché è talmente lungo, bla bla bla, che poi non ci sta. Borussia, perché l'Inter non gli mette neanche l'Inter. Non vabbè, voglio essere campo. Fiducioso però, ragazzi. Voglio essere fiducioso, spero che la squadra dia continuità alla prova di Sassuolo e dico 1-3. 1-3, interessante. Sempre Milan-Celtic, voi siete Milan già... Celtic è... Ma siete già qualificati voi? No, no. Non siete no, è ancora tutto bello in bilico il vostro girone. No, bello in bilico. Infatti ti dico. Però all'andata l'avete smaciullato il Celtic. Dai. Sì, però guarda, 2-1 a fatica. Strimizio, a fatica. Con un rigore magari. Non guarda. Magari per anche cambiare. Due. Vabbè, dai, ormai glieli regalano, fanno 3-2. A Milano poi il panettone. Andiamo adesso avanti con i pronostici invece della giornata di calcio che sarà sabato domenica e partiamo da, Camilla, Spezia cioè, Lazio. Io voglio sperare. Lo Spezia gioca bene, eh? Lo Spezia gioca bene. No, dai, 0-2. 0-2, dai, sperando dove... di non consumare per troppe favore. Energie in Coppa. Sì, a Cesena. Gioca. A Cesena giocano. Sì, lo Spezia gioca al Manuzzi. Che meraviglia, quindi avremo, l'andrai a vedere di fuori e cercare i tuoi idoli. Da fuori? No, nel senso. Urlo da fuori, forza! Ha biglietto in prima fila? No, sono chiusi gli stadi. Però gli è andato il biglietto in prima fila. Però gli è andato il biglietto. Sarà l'unica, quindi va benissimo. Esatto. L'hanno invitato. Gatto, il derby. Personale. Il derby è sempre una partita particolare. Voi venite dopo la Champions. Che sia la volta buona che il maestro prende. Tra l'altro ci mancherà anche Morata. Però Morata il toro del maestro, il toro del maestro che brilla Morata, di luce propria è essenziale. Morata, devo dire che sto andando in difficoltà perché questa Juventus veramente dai, però col toro dai, il gol lo prendiamo sempre 3-1. Non c'avevi la difesa buona 3-1 mega giocatore, adesso il gol lo prendiamo 3-1 onesto, 3-1 per la Juventus. Luca, Inter Bologna. Allora, Bologna è la squadra che quando viene a San Siro spesso e volentieri rompe i punti dello scudetto lì. Un po' come il Parma, sono quelle squadre che quando vengono a San Siro, però io spero che l'Inter adesso abbia trovato un po' la quadra, voglio essere positivo e dico 2-0.
2-0 per l'Inter. Sampdoria-Milan. 1-1. 1-1, oh, quindi per un 1-1 che vi garantirebbe comunque ancora il primo posto in classifica per altre due settimane, perché poi si arresta la corsa. 1-1, però si arresterebbe la corsa di questo Milan. La Sampdoria rognosa, rognosa. Bene, io non lo so, direi che a questo punto siamo arrivati ai saluti della fine di questa sesta puntata. E di io devo salutare una persona, gli sì, certo, dovete salutare vai, una persona. Vai Camilla! Vogliamo salutare Arprit, che ha preso un bellissimo voto in inglese, sei stata bravissima. Arprit è una nostra telespettatrice che ci segue sempre con affetto dalla provincia di Brescia. Ciao Arprit, ti vogliamo bene! Te lo giuro, credevo fosse giocatore della Lazio. Da Brescia! Cioè, ci vedono fino a Brescia. Ma no? Con i nostri potenti mezzi. Noi siamo mondiali. Io saluto la Luciana. Okay. Storie mie a Brescia. Fatti. Va bene. Te non puoi salutare nessuno. Perché non saluti nessuno. Va bene. Adesso vi ricordo ancora che dopo la sigla ci saranno le padelle di Camilla e il terzo tempo con Luca Mastrangelo. Grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima, buon campionato, cartellino giallo vi saluta e un grandissimo applauso lo tributerei a colleghi. Brava, 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 brava.